aiutare i bambini e i giovani a coltivare sogni e speranze. È con questo slogan che inizia la nuova stagione dei Giovani Crios, tra le realtà calcistiche giovanili più importanti di tutta la provincia di Taranto. Una stagione piena di novità, ma anche condita da importanti conferme, con l'obiettivo di far crescere i giovani atleti accanto a figure tecniche e dirigenziali di primo livello. Iniziamo il campionato con i migliori propositi, con uno staff che ritengo degno di essere persone veramente serie. Abbiamo il preparatore dei portieri che sta adesso facendo questa seduta con i ragazzi, mister Cataldi. Poi abbiamo il mister della prima squadra che è il mister Massimo Calabrese, conosciutissimo soprattutto a livello giovanile. Il suo secondo che è il mister Francesco Chiarelli, persona preparata e disponibilissima. Poi abbiamo il preparatore atletico, Mino Rivizzigno, un ragazzo veramente preparato nella sua materia, insomma, che dire. Poi lo staff dirigenziale lo conosciamo un po' tutti, no? Il presidentissimo Giuseppe La Fratta, persona disponibilissima per quanto riguarda, e preparata per quanto riguarda il calcio giovanile, il direttore tecnico Fabio De Vita, nonché osservatore dell'Entella, insomma, penso che sia uno staff davvero importante e speriamo di fare bene sempre per quanto riguarda la crescita dei ragazzi, perché alla fin fine è sempre il nostro obiettivo far crescere i ragazzi durante la stagione. Dopo lo straordinario apporto di Francesco alla Tartara nella passata stagione, quest'anno la società del presidente La Fratta beneficerà dell'esperienza di un altro tecnico dal recente passato importante, Massimo Calabrese, che sarà alla guida degli allievi. Una nuova sfida che ho accettato da subito perché, come ripeto, su Taranto sono poche le scuole calcio che fanno le cose seriamente e tra queste sicuramente la Crios.